Buongiorno a tutti, siamo qui oggi, vi parlo dal mercato Barcellona. In questo momento siamo in uno dei padiglioni dell'ortofrutta, l'azione a ben 7, probabilmente sull'ortofrutta è il più grande mercato d'Europa. E siamo qui insieme a una delegazione di operatori del centro agroalimentare nell'ambito di questo accordo, di questo lavoro comune che stiamo facendo centro agroalimentare Roma e Mercabarna. Un lavoro che si sviluppa su più livelli, commerciale, istituzionale, scambio di know-how, condivisione di migliori pratiche. E poi comunque è nata anche un'amicizia, un rapporto personale con il mio collega Joseph Tejedo, che ovviamente ringrazio per l'accoglienza e per come ci hanno accompagnato in questa giornata, in questa visita. Siamo in un mercato, quindi c'è un po' di rumore, di attività, per fortuna, perché sarebbe grave il contrario. Un mercato vivace, adesso siamo in una fase quasi di fine mercato, però insomma è stata un'esperienza che ci stimola a noi romani a fare meglio, a fare sempre di più. Barcellona, non ci dimentichiamo, è il secondo mercato d'Europa, Roma è il quarto. C'è una certa distanza tra noi, di esperienza, anche di anzianità, se vogliamo. Però noi siamo qua per un po' per imparare, un po' anche per condividere le nostre esperienze, perché anche Roma ha, diciamo, dei fiori all'occhiello da presentare e da provare. Comunque, ci tenevo intanto a fare questo primo passaggio, poi ci torneremo per vedere alcuni aspetti molto interessanti. Ne dico solo uno: è la realizzazione del mercato del biologico, che è una cosa su cui stiamo già lavorando anche noi e dobbiamo, secondo me, ci dobbiamo fare. Anche Roma ha bisogno di una struttura di questo genere, e proprio questo tipo di esperienza può essere, diciamo, un insegnamento a non fare certi errori o a scegliere certe strade. Quindi ci torneremo, perché questo è un argomento interessante. Intanto buona giornata e a presto.